Nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine sono avanzate di oltre un chilometro in direzione di Bakhmut, lo dichiara il portavoce del raggruppamento orientale dell'esercito di Kiev. Nella notte gli invasori hanno attaccato la regione della capitale e quelle di Odessa e Nikolaev. Intanto sale a 10 morti e 42 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri sulla città di Leopoli, distantissima dal fronte orientale. Secondo il Washington Post, il presidente statunitense Biden avrebbe approvato la fornitura di bombe a grappolo agli ucraini e l'annuncio del Dipartimento della Difesa dovrebbe arrivare già oggi. Ma la Germania si oppone, facendo appello all'accordo di Oslo, il trattato firmato da più di 100 paesi, ma non dagli Stati Uniti, Russia e Ucraina, col quale si promette di non produrre, utilizzare, trasferire o accumulare munizioni a grappolo. Confermato invece l'incontro di oggi a Istanbul tra il presidente ucraino Zelensky e quello turco Erdogan, un vertice che Mosca segue molto attentamente, non escludendo una faccia a faccia di persona tra il sultano di Ankara e Putin. Mentre il segretario della NATO Stoltenberg afferma il summit dell'Alleanza Atlantica di Vilnius martedì prossimo avvicinerà ulteriormente l'Ucraina alla NATO. A quasi 500 giorni dall'inizio dell'invasione, secondo l'ONU, sono rimasti uccisi oltre 9.000 civili ucraini, di cui 500 bambini.